Ancora sangue sulle strade dell'Aretino. Un drammatico incidente domenica sera a San Zeno, alle porte di Arezzo, attorno alle 20. Un centauro di 35 anni, Walter Guiducci, è morto in uno scontro con un'auto utilitaria con a bordo tre persone. Lo schianto si è verificato nel tratto di strada da San Zeno a Pievaltoppo, all'altezza dell'incrocio che porta all'inceneritore, a pochi chilometri dall'abitazione del giovane che ha perso la vita. Il 35enne, infatti, abitava ad Agazzi. Il giovane era in sella alla sua moto, un Suzuki, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto proveniente dall'opposta direzione di marcia. Nel violento impatto, il giovane è sbalzato dalla moto qualche decina di metri, finendo in un campo adiacente alla strada. Sul posto si sono diretti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno tentato il tutto per tutto, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine, che dovranno chiarire adesso l'esatta dinamica dello scontro.